Allora, stanno rivalutando Beppe Grillo, tutti d'accordo. Mi dispiace che la gente che ha trattato questo argomento. Allora, chi non lo sa, vi faccio vedere che è successo in 20 secondi. Un giornalista lì, dritto e rovescio di Del Debbio, e poi Francesco. vi dico, questa gente come fa a continuare a fare giornalismo? Adesso, visto che influenza 20 milioni di italiani su temi seri, invita ministri. Senti, cosa c'è? Dritto e rovescio. Volevo chiederle, volevo chiedere della Meloni, secondo lei. Volevo chiederle una cosa, se fosse Oh, ma che si faccia davvero? Ok, qui c'è come si dice, il foglio di una prognosi riservata, prognosi di 5 giorni, slogature, di qua di là lui cade. A quel punto c'è una reazione di Del Debbio qui. Del Debbio massacra Grillo, è un poveraccio senza coglioni. L'ora risposta da parte del diritto, di diritto e rovela, aggressione da parte del comico, cose pazzesche, non si sa che succede. E va avanti sta storia. Il brutto che se ne esce pure porro, roba da pazzi, poi ve lo metto pure. Chi è questa merda attaccata il giornalista? Poi esce, dopo fanno sfogare tutto, dopo una settimana si scopre che c'è una telecamera di sorveglianza. Vuoi che non lo sapevano? Tutto d'accordo per rivalutare Grillo, che poi vi faccio vedere pure un'intervista in cui sdogana addirittura la dittatura comunista, chiaro e tondo. Adesso il problema è Del Debbio, come può continuare a fare, a me non mi interessa Grillo, quale è la situazione, Del Debbio come può continuare a fare informazione? Cioè qui si è montata una fake news, il fine è per dare ricredito a Grillo. Ma lasciamo perdere il fine perché fa schifo a tutti, perché lo sappiamo Grillo ormai. La gente dimentica, fino a poco tempo fa, qualunque cosa avesse detto Grillo, la gente, forse diceva vi regalo 1 miliardo a testa a tutti gli italiani, lo linciavano. Ma come si è dimenticato un po', poi è ricominciato a prendere parola lentamente, adesso lo sdoganano tutti d'accordo. Va bene, fate una cosa del genere, ma dove sta l'antifake? Se io monto una cosa del genere con 20.000 iscritti, mi chiudono il canale. A Del Debbio che gli fanno? L'antitrust, la sorveglianza, come può una trasmissione di Rete4 montare una cosa del genere? E ancora di più, il video che adesso puoi mettere a Grillo con questa telecamera e fa vedere la realtà, perché poi non dice niente su Del Debbio, ma solo su quello? Perché mo Del Debbio o lascia pe, si scorderà, passerà e lui continuerà a fare senza. Magari si passa la colpa che Del Debbio non sapeva niente. Il mio reporter si è inventato tutto, una rivista. Magari fanno passare quello. Dice, poi lo licenzia. No, lo mette un'altra testata, lo pure promuove, tutto, da tutti d'accordo. Qui siamo arrivati a qualcosa di incredibile. Cioè, dove sono le iene che vanno per dire le iene? Io non parlo, da Del Debbio e dire, ma lei come può fare, continuare a fare televisione? Lei non la può fare più televisione, intanto perché non fa gossip, e anche se fosse gossip non si può inventare di sana pianta una cosa del genere. Non puoi inventarti di sana pianta una cosa del genere. Allora, adesso andiamo a vedere che è successo veramente. Un attimo che ve lo trovo. Che è successo veramente? Eccolo qua. Quello era il video che vi ho fatto vedere. E adesso questo è tutto il video. Guardatelo un attimo. Ecco qua. È senza audio al momento, vedi, Grillo, sì. Scusate ragazzi, sono partito. Allora, eccolo qua. Guardate. Questa è la trasmissione che se ne uscirono loro, guardate. Buongiorno. Francesco, senti. Dritto e rovescio. Volevo chiederle. Volevo chiedere della Meloni. Secondo lei. Volevo chiederle una cosa, se può. Davvero?
7 settembre, spiaggia di Marina di Bibbona. Mi trovavo lì inviato per la trasmissione di Rete 4 Buffo per intervistare Beppe Grillo. Lo incrocio all'interno di un bar sulla spiaggia. Dritto e rovescio. Cosa fai? Volevo chiederle. Volevo chiedere della Meloni. Secondo lei? Volevo chiederle una cosa. Se potrò... Grillo mi sfila di mano immediatamente il telefonino. Io gli spiego che il telefonino è mio. Lo riaccendo e succede questo. Lo butta dalle scale. Lo massacra e va in ospedale. Mi spruzza addosso del gel sanificante e poi mi tira una spinta molto violenta e lo fa cadere sotto le scale. Una struttura alla base dei tre scalini di legno proprio sopra la spiaggia. Guardate. Quello che avete appena visto, ecco, è il video dell'aggressione di Beppe Grillo ai danni di un nostro collega che semplicemente stava facendogli delle domande. Il collega è finito all'ospedale con un trauma distorsivo e una escoriazione alle ginocchia. Allora io voglio sapere chi è questo ospedale, chi è questo medico che ha affermato questo? E 5 giorni di prognosi. Il collega è finito all'ospedale con un trauma distorsivo e una escoriazione alle ginocchia. E 5 giorni di prognosi. 5 giorni di prognosi. Ecco la verità, guardate, c'è una telecamera qua, voi che non lo sapeva questi, no, lo sapeva di certo, quello arriva, vi spiego perché vi faccio vedere questo, non certo per scrivere, per fare un favore a Grillo, ci mancherebbe, anzi, proprio il contrario, questi sono tutti d'accordo, guardate, questo arriva, non cade, non gli succede. 5 giorni di prognosi, dove l'ha presa? Ecco, quello gli fa la domanda, là. Quello gli leva la telecamera, ecco, no, gli spruzza il gel, poi gli leva la telecamera, ecco qua, gli ha levato la telecamera, quello, il telefonino, cerco di riprendere, cosa, è finito là. Dove sta questo arruciolamento? Detto in dialetto, non c'è. Ok, finisce là, adesso se ne vanno. E il video finisce là e tutto. Ok, finito qua. Adesso, tutti d'accordo del debbio, tutti d'accordo per rivalutare Grillo. Ok, l'avete rivalutato, ma adesso del debbio deve essere punito. Non interessa se del debbio se ne esce, ma io non sapevo niente, quello magari è una rivista, non mi interessa, avete fatto un cosa gravissimo, avete montato una fake news, montata, compreso l'ospedale, io non vorrei andare a vedere, a meno che qua non si è scartato da solo con la carta vetrata nei ginocchi, allora scagioniamo il medico. E se uno ha delle scorrezioni al ginocchio, 5 giorni di prognosi... Allora voi dite, lui, ma noi ci aspettiamo da te video diversi. No, perché questo cela, e qui è dunque il vero del video, tutta sta storia è solo per questo, cela come stanno operando. Ma lui, ma non lo sapeva. Ma qui si è toccato il fondo. Non per un discorso, e qui si è fatto un salto, non per un discorso di attacchi tra di loro che si ormai sono arrivati a fare fake news, no, questo è tutto d'accordo, questo è mi ha spinto a fare il video. Cioè del debbio Rete 4 fa parte di tutto quel blocco che, come apparentemente, lotta tutto quel blocco Fatto Quotidiano, Cosmo, Movimento 5 Stelle. Questi si sono messi d'accordo per rivalutare Grillo tutti insieme, pure la parte di qua. E Porro, vi metto il link, Grillo ha saltato quello, i giornali non lo dicono, solo il giornale l'ha detto, peggio ancora. Qui siamo arrivati a un punto... Ma vi rendete conto? Qua non è questione di questo. Vabbè, l'ha fatto, ma deve chiudere. Del debbio deve essere sospeso dall'ordine dei giornalisti. Poi si farà un'indagine, si vedrà che lui è stato ingannato. Ma tu non puoi, sei stato ingannato, ma sei tu responsabile.
Se il mio videomaker fa una cappellata e io la mando, io pago. La gente mica mi dice, ma no, Luigi è bravo, il suo non esiste. Perché Del Debbio continua a influenzare milioni di persone su tematiche serissime? Lui tratta tematiche, poi come le tratta, vabbè, un altro discorso, ufficialità, le stabilisce. Sono serie. Tu puoi influenzare il voto, la vita della gente, sul Covid, su coso, lui, i ministri, Conte, invita tutta sta gente. Questo non ha credibilità. Una persona che manda in onda una cosa del genere, sono d'accordo, ho capito, qui qualcuno deve pagare. Crimi vuole le scuse di Del Debbio, le scuse. Come se io prendo un sosia di Conte, mando in rete virale che sta a fa sesso con una ragazzina e YouTube vuole le mie scuse. Non è questione di chiudi canale, ma arreste. E difatti, dopo l'attacco proprio Del Debbio, gliel'ha detto tutti i colori, Grillo, per fare il video questo, per dire la verità, mica mette le frasi di Del Debbio. Del Debbio non appare. Appare solo il suo inviato e quell'altro. Proprio perché è un accordo, se no si avrebbe messo le parole Del Debbio, le ha dette di tutti i colori dopo questa questione in trasmissione, quando ha mandato tutto questo. Ci sono gli articoli, ve li metto. Questo è per farvi dire che stanno rivalutando Grillo, che... Eccolo qui, ve lo faccio vedere, roba di 6 minuti, non so se ho tempo. Sta cambiando l'economia, la politica, l'intelligenza. Ritornate, ritornate. Sta cambiando il metabolismo, il sistema immunitario del mondo. No. Sta cambiando tutto, stanno cambiando anche i miei capelli, guardate un po'. Non li ho mai avuti così. È tornato. Sdoganato. Allora, se cambia tutto, eravamo proprio lì, a un passo per unificare tutta la rete, tutte le tecnologie in un'autostrada pubblica con vabbè, tutto il cerco CDA, di trovare il discorso dove slogani ci messi. Si collegheranno con i LED che ci sono e il cieco avrà un segnale sonoro che gli dirà il percorso. Lo stanno facendo, forse è lì. Praticamente lui qui sta dicendo, poi ve lo metto il video, vedete, è interessante il concetto, che tutti i dati nostri, per esempio quante persone prende la metropolitana, perché li dobbiamo vendere agli americani? Ce li teniamo noi, diventa il governo italiano e poi ce lo gestiamo noi, ce lo diamo ai cinesi. E allora i dati attraverso quella tecnologia rimangono lì. In Italia. Non vanno a 1000 chilometri ad arricchire 4 aziende nel mondo. Americano. Rimangono lì. Ecco perché questa tecnologia fa fatica a venire fuori. E allora vi faccio una domanda io. Perché io devo essere solo una risorsa e non un cittadino? Cosa sono le parole? Qual è? Allora, i cinesi sono dei dittatori perché non permettono agli americani di prendere i dati dei cinesi. I cinesi hanno detto i dati dei cinesi sono dei cinesi. È una dittatura? Benissimo, è una dittatura. E allora non è una dittatura invece degli americani o di qualcun altro ciucciare i dati di tutto il mondo? Grillo, mo ti dico una cosa, ma è solo personale, non so come lo vuoi mettere. Ammazzate gli idealismi proprio per questo. Se vengono i cinesi e mi dicono ti facciamo vivere su un paradiso, o vengono gli americani e mi dicono ti facciamo vivere all'inferno, io vago che gli americani, per una questione di razza, per una questione di cultura giudeo-cristiana e ancora prima per quanto riguarda l'Europa greco-romana, basta. Scusate ragazzi, qui non c'entrava niente, nemmeno lo volevo fare, ma scusate, ma vabbè dai, fate finta che non ho fatto sto video. Ho caso, dente, scoppiato il vetro della macchina, computer di chi mi fa tutto, saltate il disco, quindi stiamo, però siamo sereni, continuiamo, mi riferisco al montaggio della conferenza del Barat. Andiamo avanti, qualche piccolo ritardo, ma arriviamo, nonostante con le mani e coi piedi. Altre spese, il disco, madonna, guardate. Ah, volevo chiudere una cosa, non c'entra niente, visto, torno tipo miei vecchi video. Allora, non c'entra proprio niente con tutto, ma cambiamo totalmente il discorso. L'aborto si fa fino a 3 mesi,
si poteva fare. Mo in Francia lo fanno a 6, hanno allungato il coso della pillola. Ma guarda cosa diceva San Tommaso, cioè proprio quando si parla di San Tommaso si parla di gente che oltre ad avere una mistica immane, quindi una conoscenza metafisica, quando uno di conoscenza metafisica, oggi diremo col linguaggio moderno, top, ma più aveva conoscenze antiche. San Tommaso diceva che l'anima viene introdotta nel feto dopo il terzo mese, perché prima la materia è indegna di ricevere una cosa così nobile. Adesso, come mai poi la scienza nell'era moderna, quando hanno cominciato gli aborti moderni, anni 60, ha deciso, ha capito che la scienza non crede nell'anima, per un discorso parallelo di un altro, cioè scientifico, che c'è il rischio dopo il terzo mese, per una questione proprio di salvezza sia della mamma che, insomma. Allora, quando le due strade metafisiche, passatemi il termine per non usare coscienza, e scientifica, ognuno per le sue fa, arrivano alla stessa conclusione, allora si può dire che quella è verità, anzi verità con coscienza. E c'è da riflettere. Questo noi non avvalla che si può fare prima del primo mai questi discorsi morali o con la società, però cominciamo a rifletterci. Era importante, ci volevo fare proprio un video lungo di qua di là. Scusate sta storia di Grillo, il concetto della storia di Grillo sono due. Uno, lo stanno rivalutando, la gente si dimentica un po' cose di qua di là. Due, del debbio deve essere cacciato, perché se no viviamo, cioè, non può andare. Questo mio video passerà pure nel dimenticatoio con tutta questa storia, ma intanto è passato quello che volevano far passare. Che vi devo dire, ragazzi? Prendiamo coscienza il più possibile, andiamo avanti. Vi continuo i video, quelli che Ice Night, tutte queste storie che sta succedendo, e montiamo intanto qui la conferenza Barat. Andiamo avanti e che gli dei ci supportino. See you later.